Prima della traduzione del video, vi ricordo che su Indice Alfabetico avete a disposizione molti argomenti che smantellano il pendolo di Foucault. Prima di commentare e perdere tempo, leggete attentamente la descrizione. Il video che segue è stato registrato a Sydney, in Australia, pertanto, per sfatare quello che dice la narrativa ufficiale, la quale afferma che l'Australia non esiste per i ricercatori della Terra piana, è esattamente il contrario. Sempre su Indice Alfabetico, molti altri video che smontano la bugia della narrativa ufficiale. Esempio: Australia non esiste, effetto Pac-Man, effetto Coriolì, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cos'è la narrativa ufficiale? È quello che ci iniettano fin da piccini attraverso la scuola obbligatoria e in seguito attraverso l'incessante informazione di regime per tenerci incantati dentro una brutta fiaba ed impedirci di godere e scoprire la realtà del meraviglioso regno piano che ci ospita. Oggi ci troviamo qui allo spazio della scienza per osservare il pendolo di Foucault. Il modello del globo afferma che questo strumento può essere usato per dimostrare l'effetto Coriolì, pertanto attestare che la Terra gira. Andiamo a leggere cosa affermano in realtà riguardo al globo. Dato che il pendolo oscilla avanti e indietro, la Terra ruota. Un astronauta nello spazio, se osserva il pendolo al polo nord, vedrà che la direzione del pendolo rimarrà la stessa. Ma la Terra sotto girerà una volta ogni giorno. Noi ci troviamo su una Terra rotante, pertanto vedremo il pendolo cambiare direzione. Noi non ci troviamo al polo nord, così il nostro pendolo impiegherà più di un giorno per completare un giro completo, 43 ore. Il pendolo in realtà ruota più adagio, con più si trova vicino all'equatore. All'equatore non ruota affatto. Il grafico nella parte bassa a sinistra rappresenta quello che afferma che farà il pendolo sopra il globo, al polo nord, a Parigi e all'equatore. Trovandoci qui a Sydney, vedremo il pendolo ruotare di 202 gradi in 24 ore. In alto a sinistra ci suggeriscono anche un'attività da fare. Cosa fare per esercitarsi? Quale dei domino verrà rovesciato? Il pendolo dovrebbe muoversi in senso antiorario e trovandoci a Sydney affermano che sul globo il pendolo si sposta di 8,5 gradi ogni ora in senso antiorario. E allora andiamo a fare un test, ok? Questa è la posizione del pendolo all'inizio. Il globo afferma che il processo antiorario di 8,5 gradi dopo un'ora rovescerà il domino sull'asse di colore blu. 17 gradi dopo due ore rovescerà altri due domino sull'asse viola. 25,5 gradi dopo tre ore getterà a terra altri due domino asse verde. E 34 gradi dopo 4 ore. Andremo ad osservare questo pendolo di Foucault per 4 ore, dove il globo predice che vedremo una deviazione completa di 34 gradi ed un totale di 6 domino da ogni parte saranno rovesciati. L'inizio dell'osservazione è alle 9:11 del mattino. Questa è la posizione di partenza del pendolo. Il globo predice che devierà in senso antiorario. Alle 10:11 del mattino, questo è quello che stiamo osservando riguardo al pendolo. Il globo aveva predetto che il pendolo avrebbe deviato di 8,5 gradi dopo la prima ora, ma è sempre nella stessa posizione di partenza. Alle 11:33 del mattino vediamo il pendolo sempre nella posizione di partenza. Il globo prevedeva che dopo due ore avrebbe deviato di 17 gradi e avrebbe dovuto abbattere i domino che stanno ancora in piedi. 10 minuti dopo le 12. E il pendolo è sempre nella posizione del punto di partenza. Dopo tre ore il globo prevedeva una deviazione di 25,5 gradi.
E per finire, alle 13 o 16 minuti, il pendolo sempre ed ancora non mostra alcun segno di deviazione. Il globo afferma che dopo 4 ore avrebbe dovuto spostarsi di 34 gradi, buttando a terra un totale di 6 domino da ogni parte. Quindi, quali sono le conclusioni che possiamo trarre da queste osservazioni? Andiamo a formulare il modus tollens che permette di dedurre il valore di entità. Se P, allora Q, non Q, allora non P. E semplicemente per confermare se questa è l'affermazione che il globo sopra cui ci troviamo è una terra ruotante, allora vedremo che il pendolo cambia direzione. Il modus tollens ragiona come segue. Se la terra sopra la quale ci troviamo ruota, allora vedremo il pendolo cambiare direzione. Ma dalle osservazioni del pendolo per 4 ore, senza alcuna deviazione, possiamo concludere: non vediamo il pendolo cambiare direzione, pertanto la Terra non ruota. Pertanto la prossima volta che qualcuno citerà il pendolo di Foucault dicendo che dimostra la rotazione della Terra, mostrategli questo video e fategli sapere che il pendolo di Foucault dimostra la verità, che la Terra è stazionaria.